Francesca Fontana, compie sei anni. E siccome è stata fondata il 14 febbraio del 2011, il 14 febbraio è San Valentino. Quindi nasce sotto la monastera, quella di Francesca, quella di tutto, e poi il giorno del San Valentino, perché per noi il valore dell'amore è sicuramente uno dei valori importanti. E noi questa sera volevamo dedicare questa serata proprio con l'emozione, dei sentimenti, la passione che è già emersa anche dalle poesie, quella di Neruda, quelle che hanno preparato i nostri artisti, e quindi questo è il tema portante. Chiara Bello, che è la prima volta che si presenta con noi, e ci ha presentato due inediti, una Amanti e l'altra Pietre Preziose. Amanti. Ah. Abbracciamoci, avvolgiamoci, amiamoci avvolti, anime affini. E me, mentre magicamente mischiamo mani, mente e momenti, oh, offriamoci onori, opportunità, occasioni, onestà, erre, ridiamo, restando reali e eternamente A-M-O-R-E, amore. Sarà il caso che ci ha fatto incontrare, ma non per caso.
ci siamo amati. Non per caso ti cerco ogni giorno in un miscuglio di nuove emozioni. Non è la mente a guidare i miei passi, ma il cuore a cercare quell'istante di felicità che diventa tormento quando tu non ci sei. Triago, è formato da Piero Agosti e Mario Strinati. Questi due ragazzi sono eccezionali, adesso li ascolterete. Hanno vinto il primo premio internazionale per duo chitarristico a Cremona. Via Montanari, quando io a piedi, tu in bici, prima del
sul finire di un giorno pigro, la noia testimone, un fiore ormai spento mi porta a te, a quando ero bambina e parlavi coi fiori della tua terrazza, e mi facevi vestiti di carta raccontando del grillo e la formica. Che giorni cari quelli, minuta nel tuo andar leggera come un soffio di vento, il tuo sguardo fiero, incorniciato di vezzose rughe, cantavi. Che bella è. Di Donatella Marchese, Il sole a quadretti. Cerco i raggi del sole, non per scaldarmi le ossa, ma per ritrovare il calore che mi manca. Inutile vedere il sole a quadretti, mi dà solo la consapevolezza del luogo in cui mi trovo. Accendo un sorriso un po' appannato, penso un giorno non lontano, gli stessi raggi mi torneranno a riscaldare. Quindi per dirvi che nell'anno 2016 l'associazione culturale ha dato in beneficenza 5.240 euro, ecco nel mezzo piccolo. E invece tutto l'incasso che abbiamo fatto questa sera, noi lo consegniamo immediatamente. E, beh, intanto vi dico che l'importo sono 246 euro, quindi per la generosità che avete dato questa sera. Mi sembra un bel gesto, bene, insomma, unire sempre momenti anche come questo alla solidarietà.